Non rifiutare il Messia, non rifiutare Gesù, non chiudere il tuo cuore davanti alla verità, non vivere nella menzogna, non vivere nel peccato, non vivere nel buio. Pentiti e ravvediti dei tuoi peccati, perché Gesù è venuto nel mondo ed è morto per noi sulla croce. Ha dato la sua vita come un sacrificio espiatorio. Uomo e donna del 2015, non cercare la soluzione ai tuoi problemi nella scienza, nella politica, nella psicologia, nel denaro, nelle cose terrene. Tutto è vanità, vanità delle vanità. L'unica speranza, l'unica salvezza, l'unica guarigione, l'unica verità si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Alleluia! Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che fu rinnegato da Giuda, colui che fu rinnegato da Ponzio Pilato, colui che fu appeso a una dura croce, colui che fu inchiodato per i nostri peccati, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Egli è venuto a portare l'amore di Dio, il perdono di Dio. Egli è venuto a portare la salvezza. Egli è venuto a portare la vita eterna. Non rifiutare il Messia. Non essere come Giuda, che lo tradì per 30 denari. Non essere come Ponzio Pilato, che se ne lavò le mani. E oggi sono all'inferno. Giuda e Ponzio Pilato sono all'inferno. Non essere un uomo ribelle, orgoglioso, arrogante. Non dire: ma Dio non c'è, io posso, io riesco a fare ogni cosa, la mia forza, il mio denaro. Non è vero. Stai molto attento, non perdere la tua anima, non farti ingannare da Satana, che ti offre tanti piaceri illusori. Non seguire le vie di Satana, non seguire le vie del peccato, dell'adulterio. Pentitevi dei vostri peccati, perché la Bibbia dice: non vi ingannate, gli ingiusti non entreranno nel regno di Dio, gli adulteri non entreranno nel regno di Dio, i bugiardi non entreranno nel regno di Dio, gli ubriaconi non entreranno nel regno dei cieli, gli increduli non entreranno nel regno di Dio, i malvagi non entreranno nel regno di Dio, gli omosessuali non entreranno nel regno di Dio. Allora, esseri umani, uomini e donne che siete qui, questo vale per tutti noi, dobbiamo pentirci e chiedere perdono a Gesù Cristo dei nostri peccati, perché abbiamo offeso, abbiamo oltraggiato la sua santità coi nostri peccati, abbiamo offeso il suo santo nome, il suo glorioso nome, il suo meraviglioso nome. Con i nostri peccati abbiamo offeso la santità di Dio e siamo colpevoli. È inutile che dici di no, anche se non ci credi, tu sei colpevole e sarai condannato perché non ti vuoi convertire. È inutile che dici: io non ci credo. Anche se non ci credi, sei condannato, perché questa è la verità. Ma Dio, che è misericordioso, vi chiama al pentimento. Dio, che è compassionevole, vi chiama alla conversione. Uomini di Bologna, donne di Bologna, abbandonate la bestemmia, abbandonate il vizio, abbandonate l'adulterio, abbandonate l'immoralità, abbandonate l'ingiustizia, la menzogna, le pratiche immorali, abbandonate le vie malvagie e invocate il perdono del Re dei Re, perché se voi chiederete perdono con sincerità, Lui non vi negherà il suo perdono, ma vi elargirà il suo perdono, la sua grazia, la sua bontà, perché Lui ha sparso il suo sangue prezioso
alla croce è stato versato per l'espiazione dei nostri peccati, per purificarci, per redimerci, per darci la vita eterna. L'agnello di Dio fu appeso ad una croce. Non essere insensibile a tale amore, gloria al Signore. Non essere insensibile a tale verità. Non essere incredulo davanti a questa grandiosa parola, che non è la mia parola, è la parola di Dio. Gesù l'ha detto, cari, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Soltanto la verità, alleluia, ci può rendere liberi dalla nostra confusione, dal nostro buio, dal nostro peccato, dalla nostra malvagità, dalla perdizione che è in questo mondo. Soltanto la verità ci può liberare. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù vuole riempire il vuoto del tuo cuore. Gesù vuole togliere il buio dal tuo cuore. Gesù vuole darti la pace che questo mondo non ti può dare. Gesù Cristo è la tua speranza. Anima perduta, pecora smarrita, Gesù è il buon pastore. Gesù è il salvatore. Alleluia. Gesù è la gloria di Dio. Gesù è la luce di Dio. Gesù è la potenza di Dio che ancora oggi salva i peccatori. Alleluia. Avvicinatevi a Lui. Venite a Lui, dice il Signore. Venite a me, dice il Signore. Voi che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo.